Federico, e sto qua, nell'androne. E dai che dobbiamo far conto della Weekly. Dai, ti aspetto, ok? Ciao, 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 ciao. Ecco qua, che fai, dal mare? Sì. Mo vi raggiungiamo dopo, però sai che dobbiamo far conto della Weekly, quindi non so quando finire. Comunque sì, ci vediamo dopo. Sto aspettando Federico. Eccomi. Oh, Federico, che è finito. Tutto bene. Tutto bene. Pronto al cinema da mare, ho già appuntato un po' di cose. E qua io pure, guarda, c'ho un sacco di idee che sta scoppiando il cervello. Allora dai. E poi comunque. Che vogliamo fare? La Weekly è sempre la Weekly. La Weekly è sempre la Weekly, poi la dobbiamo fare perché pure il direttore l'altro giorno l'ho visto. Mi diceva dai, ma sei venuto in vacanza, insomma. Con quel suo tono, no? Poi tutte queste tipo cose, tipo insomma quando lui si avvicina a te e ti dice tu non mi prendere per il culo, tu non mi devi prendere per il culo, tu devi venire qui a lavorare, tu devi fare i corti, fammi scendere intanto. Vai, ti faccio scendere. Così mi piace. Quindi dobbiamo fare il direttore, lo conosciamo. Questo quindi. Allora, qualcosa dobbiamo fare. Ma da dove cominciamo? Che cosa? Un'idea ce l'hai? Facciamo un punto di partenza. Io sai che se essendoci la Pineta a Nova Chivi, mi piace il bosco. Facciamo l'horror. Ah, quindi roba con steadicam, cose sofisticate, sì, pathos di macchina. Sì, atmosfera suggestiva, perché l'atmosfera nell'horror deve essere. Poi sei tu il maestro del genere dell'horror. L'idea qual è praticamente? Viene il bosco, che succede? L'idea conta come ti muovi con la estetica, ma non è proprio l'idea. Insomma, avevo pensato una cosa un po' d'effetto, tipo è buio, uscio, e questo fantasma. Bravo, un cacciatore di fantasmi. Dove sei? Fatti vedere! Ah? Mi senti? Dove sei? Dove cazzo stai, eh? Dove sei? Fatti vedere, fatti sentire, che non ho paura di te. Dove stai? Capita, sono 3 ore da persona venendo a presso, su questi fantasmi, piccanni, sei fantasmini. Tre paia, 5 euro. Eh? Sono gli ultimi che mi sono rimasti. Facete contento a vostra figlia e a me facete mangiare qualcosa stasera. Questo è filo di Scozia. Questo mette una scarpa e scompare. Che volete pigliare? Che volete fare? Che volete accattare, sì o no? Buttiamola che appare uno coi fantasmini, coi calzini. Cioè cerchiamo uno stravolgimento. Quindi non è il fantasma. Tipo che uno dice, pensa che. Beh, che è il fantasmino. Invece non nascosto nello scarpino. Il fantasmino, però non lo so, però, non so convinto. Vabbè, questa è una gag, voglio dire, bisogna trovare un'idea con più. È una gag. Poi c'è il problema comunque, vedete, che se facciamo una cosa nella Pineta, cioè noi dobbiamo far vedere Nova Siri. Cioè, lo spirito della Weekly è che noi facciamo vedere i posti di Nova City. Cioè, se ci rimaniamo troppo sulla un bel action attraverso e intorno a Nova City. Bravo, un action movie, un qualcosa. Le macchine ce l'hanno tutti. No, le macchine sinceramente no, perché a 30 anni, cioè, mi rifiuto di andare in macchina, potremmo pure correre un po', insomma, dobbiamo fare un action per far vedere, cioè,
E poi mi raccomando, un action senza pistola. Cioè, mi devi scrivere un action, perché la pistola è proprio per fare pathos. Perché Lola corre, facciamo. Bravo. Facciamo come Lola corre. Possiamo abbinare ladri di biciclette, che tra l'altro piace tanto al direttore, con Lola Corre. Però potrebbe essere geniale. Poi a un certo punto sta un incrocio, lui passa, incontra una donna. Loro non, si non vedono. Non mi dici che tromba. No. Una cosa. No, è una cosa poetica, ti sto a parlare di poesia. Cioè, tipo l'uomo e la donna che si incontrano a un incrocio e si guardano. Passa il treno, schiaccia. No, non passa il treno. Loro all'incrocio si guardano. Però ho paura che come finale è criptico. Cioè, Bea, secondo te? Ma secondo me magari potrebbe essere non criptico, ma bensì poetico. Se no, qual era quell'altro che avevi detto? Se no c'era, siamo a spiaggia, al mare. Ma infatti. Bravo, ma è Ferragosto, la commedia, la commedia, è classico la commedia. Abbronzatissima. Senti Federico, guarda, mi metto già gli occhiali, già sto al mare. Allora, praticamente senti questo corto quanto è bello. Lui è il classico ragazzo normale, carino della spiaggia. Di fronte a sé. Uno stato un po' di pathos, no? Quasi di nervosismo, però lui si ricorda la grande frase dell'amico. Se non ci provi te, ci prova un altro. Quindi lui si ricorda questo grande messaggio dell'amico. Deve, perché siamo in un'epoca in cui la crisi ci ha messo a terra e ci fa la terra, bravo, quindi ci fa piangere, quindi noi vogliamo andare a quanto manca? E manca poco, insomma, ci dobbiamo sbrigare. Ma lo sai io che pensavo? Qualcosa invece più che sulla corsa, sul viaggio. Tanto cinema da mare sta sempre in viaggio. No, potremmo fare tipo quello del Ferramenta, tipo
un amore per la brucola, quello di questo uomo che col pappagallo deve esprimere. Ciao ragazzi, oh, ciao, no, ciao, alla prossima. Dai, sì, sì, l'anno prossimo. Adesso siamo a fare la weekly, abbiamo quasi finito, il corto è quasi pronto, siamo, per la weekly, sì, perché ci teniamo a partecipare. Ci vediamo dopo, sì, grazie. Sì, ci vediamo in spiaggia, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, sì, questo è... La via? Ci vediamo al mare, sì. We are finished the weekly competition. Okay. We are just until the short movies, okay? The last details. Okay. So, the last details. I think that we have also time for editing. Okay. 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 We are, we finish, and we are so okay. Okay. Next year. Next year, I'll see you on Facebook. See you on Facebook. At the sea, at the sea. Okay. Yes, perfect. At the sea. Okay. Now, one moment. Okay. Before Facebook and after Rome. Okay. Yeah, yeah. At my home. Okay, I look forward to it. Okay, bye. Quindi, allora, quest'uomo che con il pappagallo deve fare una missione, un amore per la brucola. Il titolo spacca. La strada che corre da tutti i giorni, un uomo si alza, un uomo con una pistola. Oh, vedi lì. Ma ti ricordi la Wiggly Competition? Mannaggia, lo dovevamo fare. Ci ha detto male. Ma perché non siamo riusciti a trovare un finale? Il finale è tutto, cioè tu esci dal cinema e dici l'altra sera ho visto il film di uno che e alla fine lui, ma no, è il finale. Basta con la Wiki, con cinema da male, basta. Il tempo passa, tutto finisce. E che rimane? Che cosa ci resta? Facciamoci una domanda. E dai, va. Facciamo un finale un po'... Il solito. Cercalo tu. Ma lo sai che dovrebbe fare? Un finale come quei film americani, che alla fine loro riescono a fare tutto, vincono, solo che in la vita non ci sono quei finali. Perché quei finali è solo al cinema. Mi sembri quello da Apollo 13, solo che poi non è andata come doveva andare. O spilla. Va, fumiamo Gesù, perché veramente è tutto quello che ci resta. Quindi è un finale e una medaglia. Che tutto sommato era un bel film. Non avete fatto il film. Mi avete deluso. Risultato casuale, prestazione no. Se vince o perde il culo, quello dite chi l'ha. Galletti, la weekly competition è finita. Ma io non mi arrendo. Ti puoi alzare ora di tornare a Roma. Troverò panchina e produzione adatta per me. La weekly competition è finita. E suoneranno sempre, ma maestro torna. Galietti! Sorge da isole. Galietti! Assunto. Galietti! Non torna più, eh.